Benvenuti, ben ritrovati amici del Vaso di Pandora. Venerdì, quindi appuntamento con le principali notizie di politica internazionale, ma anche di politica interna, Italia ed Europa. Do subito il benvenuto all'economista Armando Savini. Benvenuto, benvenuto Armando. Buongiorno a te e a tutti coloro che ci seguono. Ricordo, tra l'altro, autore del canale Telegram Chaos Mega, anzi, preciso che Chaos si scrive con la CH perché qualcuno ci ha scritto, non riesco a trovare il canale, beh, ma è comprensibile perché normalmente si metterebbe, salvo specificarlo come facciamo in questo caso, si metterebbe la C e la A direttamente. Quindi è meglio specificare Chaos Mega CH iniziale. Armando, ci sono come sempre parecchie notizie, parecchi temi da approfondire. Io partirei con quella che ormai potrebbe diventare quasi una sezione, direi, le BRICS News, quindi le novità sul mondo dei BRICS che è in grande fermento. Anticiperei solo qualche titolo, diciamo, perché anche il Camerun ha dichiarato di voler aderire nei BRICS, l'ha dichiarato un ambasciatore entro quest'anno, ma poi anche la Russia, le fonti russe hanno dichiarato che i BRICS devono essere preparati, eccola qui, questa è una notizia importantissima, al collasso del dollaro. Qui le analisi sono abbastanza anche contrastanti tra di loro perché dicono sì, il dollaro scenderà e sta scendendo, la tendenza è quella di una discesa progressiva come presenza nel mondo, ma nel mondo degli scambi commerciali, ma è comunque una discesa lenta. Io so che le grandi situazioni, le grandi dinamiche nella parte finale accelerano il processo, però come si dice, no? I processi si accelerano nella parte finale, però lascio a te l'analisi, ti cedo subito la parola. Il Camerun. Sì, e adesso stanno aumentando le adesioni, anche le richieste di adesione. Ricordiamo la Malesia, di qualche giorno fa il Camerun. Addirittura Lavrov ha, diciamo così, parlato di uno stop provvisorio, di una sospensione delle adesioni ai BRICS. Ma la cosa, e quindi sappiamo già che questa grande organizzazione internazionale diventa sempre più prestigiosa e sta sempre più coagulando interesse intorno al proprio centro. E molto importante è anche però questa informazione che viene proprio da BRICS News, il canale dei BRICS, che dice la Russia dice i BRICS devono essere preparati per il collasso del dollaro. Ora, noi sappiamo che Cina, Russia e i BRICS in generale da molto tempo stanno ponendo in essere questo processo di de-dollarizzazione, che poi è anche uno dei processi principali di cui parlava anche Glasiev per quanto riguarda il lancio della nuova moneta dei BRICS, che ricordo sarà proprio una unità di conto che rifletterà degli asset reali, di cui abbiamo già parlato. E quindi ecco, noi non sappiamo quando collasserà il dollaro, perché ricordo che la Cina ha quantità e di dollari, ma anche di titoli ingenti. Quindi tutto dipende anche dalle operazioni che verranno fatte da due o tre stati insieme. O dai BRICS tutti insieme. Oramai i BRICS hanno un peso sulla scacchiera internazionale, hanno un peso tale che hanno già spostato la bilancia dalla loro parte. Ricordiamo per esempio tutti i produttori di petrolio che si sono allineati alle richieste della Russia quando chiese appunto di ridurre l'offerta per mantenere alto il prezzo del greggio e quindi poter così compensare le politiche dell'Unione Europea contro la Russia. E quindi ecco, c'è già l'ago si è già spostato pesantemente dalla parte dei BRICS. Noi, Quindi scusami, non ne abbiamo la percezione in Occidente perché ovviamente l'informazione, TV e i giornali stanno facendo il loro mestiere, quindi oscurano completamente questa cosa, no? È una questione di percezione. chiaro, chiaro, ma poi arriverà, no? È come quelli che non pensano mai alla morte, pensando che non arrivi mai, poi arriva all'improvviso. Quindi credo ecco, che quindi, sia Russia e Cina, che poi, ricordo, la Cina ha tanti dollari e titoli in dollari, la Russia ha, ricordo che qualche settimana fa,
la borsa di Mosca ha interrotto tutte le negoziazioni in dollari e in euro, e proprio come risposta alle nuove sanzioni che Washington aveva appunto inflitto alla Russia. E quindi stiamo assistendo non solo a un processo di de-dollarizzazione, ma anche a un processo che potremmo chiamare di de-eurizzazione, cioè tutte le attività anche in euro, che poi è la seconda valuta internazionale dopo il dollaro, stanno diciamo riducendosi, perché proprio l'obiettivo del sud del mondo è quello di lasciare queste valute, quindi euro, dollaro, ma anche la sterlina e anche lo yen giapponese, quindi diciamo le valute dei maggiori stati occidentali, e quindi utilizzare una valuta che rifletta veramente l'economia e gli asset reali, e che quindi non possa più essere soggetta a speculazioni internazionali. Ricordo che questa politica di de-dollarizzazione va a ridimensionare in un primo luogo, e poi a porre fine in una fase successiva, all'esorbitante privilegio su cui gli Stati Uniti hanno basato tutta la loro economia dal secondo dopoguerra fino ad oggi, in modo particolare fino poi alla crisi del 2008. Ricordo che Trump qualche tempo fa aveva così sottolineato l'importanza di mantenere il dollaro, e che quindi era contro questo processo di de-dollarizzazione. Ricordo che qualche giorno fa anche Taylor Greene, che è un po' anche la portavoce di Trump in un certo senso, ha detto che i paesi BRICS si stanno muovendo per distruggere l'economia americana, quindi lasciando il dollaro. E quindi non sembra proprio anche la politica trumpiana armonizzarsi con la politica geopolitica dei BRICS, anche se c'è da dire che, essendo Trump ancora in campagna elettorale, quello che dice, anche se a volte sembra contraddittorio, non sappiamo se sia per fini elettorali, quindi per attrarre una parte degli illusi delusi dei democratici, quindi sottrarre parte dell'elettorato a Kennedy. Quindi tutto questo poi lo vedremo con maggiore chiarezza dopo le elezioni, qualora si riconfermino alla Casa Bianca. Senti, Armando, secondo me è molto, sempre molto importante la tendenza, no, negli avvenimenti, diciamo nelle dinamiche. Ecco, parlavamo poco fa dell'adesione, che c'è una grandissima lista di paesi, no, che richiedono di entrare, mostrano interesse, o richiedono addirittura formalmente di entrare nei BRICS. Ecco, non mi sembra ci sia la fila per cercare di entrare nel G20, no? Dell'Occidente, no? Anzi, la porta fuori, mi sembra, la fila in attesa non c'è, voglio dire, non c'è nessuno fuori dalla porta. A parte che è a numero chiuso, ma tieni presente, come diciamo anche tempo fa, che oramai gli investitori si stanno spostando tutti a Oriente. Ricordo la Thailandia oggi è il nuovo motore. Ricordo anche gli investimenti di Goldman Sachs a Riyadh, che abbiamo parlato qualche puntata fa, di qualche altra, ora BlackRock, non ricordo, ma comunque qualche banca nordamericana sta cominciando a investire anche lì, nei paesi dei BRICS. Quindi è chiaro che il business va dove corre l'economia. Ora in questo momento l'Europa, la Germania è in rallentamento, l'Europa anche cioè, dopo la crisi ucraina ha risentito fortemente, siamo stati costretti a comprare energia a costi più alti dagli Stati Uniti, quindi era finito l'approvvigionamento a basso costo, quindi più competitivo dalla Russia, quindi la finanza segue l'economia che cresce. La finanza segue l'economia che cresce, dice giustamente, afferma l'economista. E, senti, veniamo all'Unione, veniamo in Europa, c'è la questione adesso delle nomine, qui faremo un po' qualche ragionamento sulle nomine in Unione Europea, c'è uno scontro, la Meloni sembra essere stata emarginata, e questo è un paradosso, ma la dice lunga, perché è l'unico, diciamo, leader, no, premier in Europa che è uscito, sembrerebbe, vincitore o comunque non ammaccato, no, dalle elezioni europee. Eppure conta su questo sicuramente meno di figure pesantemente sconfitte come Macron e come lo stesso Scholz.
È molto interessante comunque mettere in evidenza, partiamo con questo, le dichiarazioni di Jordan Bardella, che è il presidente della Rassemblement National francese, il cui leader più conosciuto ovviamente è la Marine Le Pen, che ha detto riconoscere Palestina, la Palestina è riconoscere il terrorismo. Io, dice Bardella, sarò uno scudo per i nostri connazionali ebrei. E questo Prego. conferma quello che ci eravamo già detti qualche puntata fa, quando parlavamo del processo di normalizzazione. La Le Pen, che cosa farà? Veramente, quando Qualcuno parla, dovesse. scusami, lo Prego. dicono anche della melonizzazione della Le Pen. Sembra che oramai l'Italia ha dato il là a questo nuovo processo, quindi ci sta tutto. Beh, diciamo che, come diciamo l'altra volta, qualche puntata fa, quando qualcuno deve andare nei posti di potere, nei luoghi di potere, sia in Francia come anche in Italia, ci vuole sempre l'assenso di Washington. Ricordo che lo stesso Trump anni fa diceva che la Le Pen non era pronta per l'Eliseo finché non avesse fatto dietro fronte su alcune posizioni, che erano quelle un po' più oltranziste del suo partito, e finché non avesse preso le distanze dal padre. È chiaro che se la Le Pen dovesse andare all'Eliseo, dovrebbe farlo sotto certe condizioni, cioè anche la Francia non scappa dal protettorato americano, repubblicano o democratico che sia. Quindi Bardella non ha fatto altro che confermarci qualche giorno dopo che forse anche lo stesso partito della Le Pen sarà sottoposto a un processo di normalizzazione, di atlantizzazione, se così vogliamo chiamarla. E anche ecco perché questa sua affermazione è molto chiara, molto, molto forte: sarò uno scudo per i nostri connazionali ebrei, cioè, quindi la Palestina. Ricordiamo che i BRICS si stanno muovendo a sostegno della Palestina, del popolo palestinese di Gaza, accusando i crimini di guerra di Israele, aver ucciso bambini, civili, addirittura col fosforo. Ora notiamo come anche l'azione guerrafondaia di Israele si stia espandendo a nord, quindi anche in Libano. Quindi c'è questa, proprio sta manifestando proprio il grande disegno del grande Israele di cui abbiamo già parlato qualche puntata fa. Quindi è chiaro che anche qui la Le Pen, come già la Meloni, per andare al governo, ricordiamo quando Goldman Sachs scrisse sull'Huffington Post 2 settimane prima delle elezioni: ok, Meloni, vai al governo, c'hai i numeri, ma guai a te se ti discosti dalla linea Draghi. Guai a te, insomma, a casa mia suona come una minaccia, quindi abbiamo questi gruppi di pressione che oramai influenzano anche i leader dei paesi vassalli. Ricordiamo che noi poi abbiamo anche un centinaio di basi militari, no, americane, addirittura Sigonella, da cui qualche giorno fa è partito, si pensa a un drone, quel drone. Ecco, lo riferisce addirittura al messaggero, quindi voglio dire non il complottista.org, no? Sì, esatto. Quindi ecco, c'è questo, chiamiamolo così, mistero, ma mistero non lo è più, di questo drone che è americano, partito da Sigonella e che è stato poi intercettato dai russi. Quindi, non Gravissima comunque questa cosa, in questa fase qui, eh? sì, e non sappiamo ancora se qualche drone che è stato coinvolto nell'attacco in Crimea sia partito da Sigonella. Questo è molto importante perché l'Italia perderebbe la sua neutralità nei confronti della Russia. Ricordo che la Russia qualche giorno fa, Medvedev, in un suo post, ha detto chiaramente che i russi avrebbero risposto adeguatamente a quell'attacco in Crimea e che non avrebbero esitato anche ad attaccare chi ospitasse basi da cui partono gli aerei anche di ricognizione. Quindi questo lo disse anche tempo fa. Quindi è diciamo, un elemento che bisogna sempre tenere in conto. Anche se c'è da dire che la Meloni è sempre ambigua, nel senso che non vuole mai entrare in un conflitto diretto con la Russia, ma poi manda i missili in Ucraina. Sembrerebbe quasi che debba fare buon viso al cattivo gioco, al cattivo gioco degli americani. Sì, può essere che in una posizione, è un atteggiamento, diciamo, in qualche modo equilibrista in attesa delle elezioni americane, ma quello direi che è abbastanza
scontato, insomma, no? Da questo Sì, punto di vista. secondo me sì, perché la Meloni ha cercato, anche per esempio tutte quelle volte che non risponde alle interviste oppure parte all'improvviso, ecco, si potrebbero leggere come il tentativo di temporeggiare in attesa che cambi l'inquilino della Casa Bianca. Ricordo che lo stesso Trump anni fa disse all'Italia perché non uscire dall'Unione Europea, e poi è quello che vuole chiudere la NATO. Quindi fuori dalla NATO, fuori dall'Unione Europea, qualora fosse possibile, o anche così rimescolando le carte nell'Unione. Perché ricordo che io tempo fa ho scritto il libro Sovranità, debito e moneta, in cui avanzavo l'ipotesi anche di una emissione di un biglietto di Stato. Non sono l'unico, altri l'hanno già detto prima di me. Cioè l'Italia può emettere moneta internamente, come fece anche Moro con il famoso biglietto da 500 lire, cioè biglietto che circola all'interno del territorio nazionale, che rilancia l'economia, e poi utilizzare l'euro per gli scambi e le transazioni internazionali. Questo permetterebbe all'Italia di crescere, di tornare a crescere, ridando quel credito, quel respiro anche all'economia. È chiaro che quindi ecco, si può anche mantenere l'Unione cambiando però le regole, perché adesso anche il ritorno a questa politica severa del consolidamento fiscale, quando sappiamo che pochissimi stati, due o tre, hanno mantenuto i famosi parametri del 3% di disavanzo. Quindi siamo in una fase in cui bisognerebbe rilanciare l'economia, comprese keynesiane, come stanno d'altronde facendo gli americani. Questa crisi ucraina, la crisi in Israele, sono in realtà delle crisi anche alimentate, perché in questo modo le grandi lobby multinazionali, e questa è un'economia di guerra, cioè stanno vendendo armi, e queste sono entrate. Quando io vendo qualcosa, i miei ricavi corrispondono alla spesa di qualcun altro. Quindi è anche un modo per rientrare, credo, da parte degli Stati Uniti, del grande debito commerciale e debito anche debito pubblico. Quindi questo credo che sia un modo, perché rilanciando l'economia in maniera keynesiana è chiaro che il rapporto debito-PIL varia. Se cresce il PIL si ridimensiona il rapporto debito-PIL. Certo. Senti, ritornando al discorso della Meloni di cui hai parlato poco fa, Meloni in relazione all'Unione Europea, Meloni che sembra piuttosto fuori gioco nelle manovre sulle nomine del Parlamento europeo, no? C'è uno scontro in questo senso. La Meloni però sembra fuori dai giochi. Beh, diciamo che la von der Leyen ha fatto un lavoro di tessitura da molto tempo. Ricordiamo che ne parlavamo qualche puntata fa, c'era un articolo del Politico con cui appunto dicevano che la von der Leyen oramai, pur di rivedersi confermata a capo della Commissione, sarebbe scesa a patti anche con la destra dura, che è quello che ha fatto. Si vede che nel suo lavoro è riuscita a coagulare un maggior interesse e sostegno. Ricordo che Meloni sperava che il posto di Borrell, quello di alto rappresentante degli esteri e della difesa, fosse preso dalla Belloni, quindi da un'italiana. Sperava anche che in queste cariche apicali dell'UE ci fossero più italiani, quindi questo era lo scambio. La Meloni avrebbe riconfermato con i suoi voti la von der Leyen in cambio di posizioni italiane. Ora, con la proposta del portoghese Costa, che è un socialista, e anche della guerrafondaia Callas, ripresa con un bazooka sulla spalla. La premier estone, no? Sì, sì, ripresa. Un paese da 1.200.000 abitanti, come una parte di Milano, insomma. Sì, ecco, questi paesi che hanno un peso non considerevole, ma che vengono poi, ecco, i cui leader vengono presi e messi in posizioni apicali, forse anche per un maggior controllo, chi lo sa, anche perché poi questi paesi più a nord hanno anche una visione più propensa al consolidamento fiscale, penso all'Olanda, penso a Rutte, per esempio. Quindi, nonostante poi questi paesi siano un po' i paradisi fiscali di molte aziende, tra cui anche Stellantis, che prende incentivi dall'Italia per poi andare a pagare le tasse a Amsterdam. Quindi, credo che Meloni, in questi suoi 24 voti circa che ha a disposizione,
se li giocherà fino all'ultimo, anche perché von der Leyen non è la sua riconferma non è così sicura, ecco, sicuramente potrebbe aver bisogno dei voti di Meloni. Non so se la Meloni ha oggi tutto quel peso che aveva qualche settimana fa per imporre i suoi uomini ai vertici delle istituzioni UE. Sì, ecco, a proposito di questo di questo essere fuori dai giochi della Meloni, l'altro ieri Mattarella ha tuonato, è un ossimoro ovviamente, detto volutamente da parte mia, ma insomma ha dichiarato che l'Italia, facendo riferimento al gioco delle nomine, deve essere tenuta in considerazione. Parole fortissime, cioè veramente dependenti quelli di Mattarella. Sto parlando ovviamente per contrari. Ma guarda, Mattarella, al di là della persona, il Presidente della Repubblica non è un organo di indirizzo politico. E benché in questi ultimi anni abbiamo sempre visto l'intromissione della Presidenza della Repubblica negli affari di Stato e soprattutto nella politica, non dovrebbe essere la norma. Io quando ero studente universitario ricordo che il mio professore di diritto costituzionale ci ricordava sempre che il Presidente della Repubblica è il custode della Costituzione e deve custodire la Costituzione. È compito che a mio avviso è venuto meno in questi ultimi anni, soprattutto quando materie con riserva di legge venivano regolamentate con decreto ministeriale. Quindi credo che lasci un po' il tempo che trova, anche perché poi si è fatto avanti in questo momento, in questa fase, appoggiando il governo Meloni, insomma, nel momento in cui, ecco, i giochi sono già finiti, quindi non so quanto effetto abbia, ma credo che anche lui sappia che le sue esternazioni hanno poco peso in questo momento. Sì, battaglie di retroguardia e anche meno di retroguardia. Senti, nella parte finale del nostro appuntamento io volevo parlare del World Economic Forum, perché ci sono delle questioni sulla sistema alimentare da affrontare, che ha affrontato, vorrei che ne parlassi. Sì, è uscito un articolo sul sito del WEF, del World Economic Forum, che esprime la prossima tendenza di questa grande lobby. Il rinnovamento e la reinvenzione sono fondamentali per salvare il nostro sistema alimentare, ecco perché. Così si intitola l'articolo che ho tradotto. Allora, ricordiamo che dopo le grandi crisi, la crisi pandemica, eccetera, eccetera, la crisi energetica, il Green Deal, ora arriva la famosa crisi alimentare. Lo sapevamo già da tempo, ma oramai i nodi arrivano alla. Era già stata pianificata, diciamo. Sì, da parecchio tempo. Ricordiamo le farine d'insetto, la carne sintetica in laboratorio. Adesso leggevo tempo fa che l'esercito americano verrà nutrito con carne sintetica, saranno, diciamo, i primi a sperimentare, le prime cavie a sperimentare questi nuovi cibi. E adesso c'è questa tendenza, cioè dice, diciamo, il WEF, i portavoci del WEF, la popolazione sta crescendo, arriveremo a 10 miliardi, la produzione di CO2 andrà alle stelle, perché produrre cibo vuol dire produrre CO2, quindi la causa antropica è sempre quella fondamentale, secondo loro, anche se ricordo a chi ci ascolta che il CO2 è vita, è anidride carbonica, le piante trasformano il CO2 in ossigeno e attraverso il CO2 e la luce solare abbiamo la fotosintesi clorofilliana che emette anche energie. Quindi c'è tutto un equilibrio e questa tendenza a voler ridisegnare un mondo, quindi a mettere da parte il mondo biologico naturale per poi creare un mondo bioingegneristico ad alta tecnologia, pensiamo al transumanesimo, al cyborg, alla biologia sintetica, sono, diciamo, tutte politiche che discendono da una visione gnostica del mondo. La visione gnostica è quella che è anticosmica, perché anti-Dio e quindi anti-nomos, contro la legge, no, del creatore, ma di questo poi se ne parliamo in un'altra puntata. Ebbene, questa visione del mondo poi porta anche a queste politiche. Ricordiamo il Club di Roma,
questo neomalthusianesimo, abbiamo paura della crescita, non bastano i beni agricoli, eccetera. Quindi questo rinnovare e reinventare il settore, la filiera agroalimentare, deve essere fatto proprio in conformità, in armonia con le nuove, i nuovi principi green, quindi ridurre il CO2, andare verso anche un'economia e un'agricoltura sostenibile, tutto a batterie, elettricità, come se l'elettricità venisse così dall'aria. In realtà, se noi dovessimo tutti comprare macchine elettriche o andarci a scaldare con i riscaldamenti elettrici, eccetera, eccetera, metà della popolazione, se non di più, resterebbe al buio e a piedi. Quindi non abbiamo neanche una struttura tale che possa garantire l'utilizzo di beni e servizi sotto questa forma. E questo poi vorrebbe dire anche andare a aumentare la produzione di energia elettrica, che già facciamo, anche abbiamo un grande impianto a carbone, quindi insomma, perché sole e vento sappiamo già che non bastano. E cosa chiede il WEF? Due sono gli elementi principali: rinnovare ricette e confezioni e reinventare. Rinnovare vuol dire migliorare, e loro fanno un esempio che sembra di per sé buono, ma quando passa poi il principio generale può succedere sempre di tutto, cioè rinnovare le ricette. E fanno per esempio parlano degli snack, no? Gli famosi snack, quelli pieni di zucchero, dice, ma li riempiamo, aumentiamo le fibre, riduciamo gli zuccheri, poi riduciamo anche il confezionamento e così riduciamo l'imballaggio, no, l'inquinamento, e soprattutto riduciamo le malattie croniche come l'obesità, il diabete e le patologie cardiovascolari. E fin qui sembrerebbe tutto buono, tutto bene. Il problema però è quando si parla di reinventare il sistema. Reinventare il sistema vuol dire riformulare tutta quanta la dieta, ma soprattutto tutti quanti i nutrienti. Lui dice, un ottimo esempio di reinvenzione è l'introduzione di proteine alternative, sostituti sostenibili delle proteine animali, cioè si tratta di proteine fatte in laboratorio, e quindi vengono a parlare di oli bioidentici, cioè elementi che hanno struttura chimica e attività identica agli elementi naturali, ma che vengono fatti in laboratorio. E poi addirittura si parla anche di quella che è fermentazione di precisione, cioè questi elementi, queste nuove, anche si parla addirittura di latte senza mucca, cioè cose veramente che non avranno sapore più di niente, tutto fatto in laboratorio. Che cos'è la fermentazione di precisione? Consiste nella produzione di proteine, dicono loro, purificate, utilizzando dei microorganismi che sono geneticamente modificati. Quindi abbiamo una fermentazione tradizionale, cui vengono aggiunti questi microorganismi manipolati con le tecniche del famoso editing genetico, il famoso CRISPR, taglia e cuci del codice genetico, che ha avuto molto successo e che, ricordo, sono state premiate, mi sembra, una ricercatrice cinese tempo fa su queste cose. Addirittura anche furono anche invitate in Vaticano, una cosa del genere, da Bergoglio. Quindi ecco, si va verso anche il latte materno sintetico. Quindi ecco, tutti questi elementi dovranno sostituire la dieta di tutta la popolazione mondiale. Perché? Perché l'agricoltura crea CO2, perché l'allevamento di mucche crea CO2. Quindi il problema però qual è? Che quando si dipenderà totalmente da questi cibi sintetici, nel momento in cui i monopolisti chiuderanno i rubinetti, ci sarà una grande crisi alimentare, come quella che ci fu in Russia, ricordiamo quando Stalin, no, affamò milioni di ucraini, no, facendo il suo esperimento no, sulla nuova ristrutturazione agricola. Ecco, e quindi si parla di biologia sintetica. E molto interessante poi è un altro elemento che hanno sottolineato, e cioè creare nuove abitudini alimentari sostenibili e addirittura personalizzabili, cioè creare un cibo che sia compatibile anche con lo stato di salute del potenziale consumatore. Questo però presuppone una cosa molto importante, che le industrie, le multinazionali agroalimentari siano a conoscenza dello stato di salute dei possibili consumatori. E qui entra in gioco un altro elemento molto importante, è l'intreccio con quella criptomoneta, quella criptovaluta di Bill Gates, che è stata depositata qualche anno fa,
che era quella, il sistema di criptovaluta che usa i dati dell'attività del corpo, di cui si è già parlato tempo fa. Credo che questo venga fatto anche alla luce di questo nuovo strumento. Cioè, quello che tu fai, se ti sei vaccinato o no, se hai fatto la corsa, se hai basso il diabete, eccetera, eccetera, ti dà dei punti, tipo sistema sociale, no, di credito sociale cinese, e poi anche in base a queste informazioni di cui disporranno queste grandi multinazionali, per ogni persona ci sarà appunto la personalizzazione del cibo. In questo modo si andranno a risparmiare produzioni superflue, imballaggi e tutto quanto. Sì, stavo cercando di vedere, c'era un titolo della verità proprio di ieri, scoppia il caso dei dati sanitari. Può essere legato questo anche a questo sistema in qualche modo, secondo te? Ma guarda, non mi sorprenderebbe. Ricordo che già la quarta teoria industriale, no? La quarta rivoluzione industriale di Schwab, in cui si prevedeva questa fusione tra l'identità biologica digitale, no? Della persona con tutti quanti i dati, ha poi preso piede, anche ricordo anche già in Gran Bretagna, quando c'era quel famoso white paper che faceva proprio copia e incolla del libro di Schwab. Ma anche questa tendenza ad avere tipo la carta digitale, anche leggevo tempo fa che addirittura per quanto riguarda la gestione della carta d'identità digitale, dello SPID, della carta sanitaria digitale, eccetera, eccetera, ci sono anche delle aziende private che compartecipano insieme poi agli istituti pubblici alla gestione di questi dati. Ed è, diciamo così, normale ormai assistere oggi alla fuga di dati. Quindi tutto torna, non mi sorprenderebbe più di tanto. Sì, tutto torna effettivamente, questo è proprio il concetto fondamentale, quindi il tutto torna, che poi vuol dire unire i puntini, ecco, cosa che è compito nostro, perché ovviamente, come dico sempre, i giornali fanno il loro mestiere, che è diverso dal nostro. E questo è un tema, questo sistema alimentare, che abbiamo trattato per ultimo nel nostro appuntamento, ma è estremamente importante, sicuramente merita di essere ripreso, e magari lo faremo dei nostri prossimi appuntamenti, o comunque all'interno qui del vaso di Pandora, sicuramente lo faremo. Siamo in chiusura, io ringrazio come sempre l'economista Armando Savini, grazie Armando per le preziose informazioni, grazie, noi ci diamo appuntamento alla settimana prossima, grazie a tutti voi amici ascoltatori.